Quello che c'è da comprendere adesso in tema di gestione del credito è il fatto che l'accordo di cessione è un rapporto bilaterale. Vedete perché vi dico che la cessione del credito è una vendita, paragonabile alla cessione di qualunque altro bene, fino a un certo punto ovviamente. Perché il rapporto è bilaterale tra il venditore e l'acquirente. Quindi la cessione del credito è un contratto bilaterale tra il venditore, che sarebbe il creditore originario, che noi chiamiamo creditore cedente, e l'acquirente, che noi chiamiamo creditore cessionario. Il debitore non deve essere per forza parte dell'accordo. Quindi il debitore tanto può aver accettato la cessione, tanto può non averla accettata. Che dice l'articolo 1260 primo comma? Il creditore può trasferire a titolo oneroso gratuito il suo credito a chi? Al cessionario, non lo dice, ve lo dico io, anche senza il consenso del debitore. Che vuol dire anche? Che in teoria il debitore potrebbe anche avere accettato la cessione. Ecco, se l'ha accettata, siamo dinanzi non ad una cessione del credito, ma ad una delegazione attiva, che è un'ipotesi di successione dal lato attivo non disciplinata dal codice civile. In questo caso il rapporto effettivamente è trilaterale. Ma se il debitore non ha accettato la cessione, il rapporto è un rapporto bilaterale che lega il cedente, cioè il creditore originario, al cessionario, cioè il creditore nuovo, colui che ha acquistato il debito. Con qualche limite, perché la 2260 primo comma chiarisce che non è cedibile il credito che ha carattere strettamente personale o il cui trasferimento è espressamente vietato dalla legge. Quindi, ricapitolando, che cos'è la cessione del credito? È un negozio giuridico bilaterale. Bilaterale perché? Perché se il terzo accetta, quel contratto diventa una delegazione attiva. Quindi, negozio giuridico bilaterale a forma libera, perché è una vendita e, se ben vi ricordate, l'unica ipotesi di vendita che non ha forma libera è la vendita immobiliare. Il credito non è un bene immobile, addirittura è un bene immateriale, quindi sicuramente si può vendere anche in forma orale. E come vi ho detto, l'unico motivo per cui non lo troviamo nel libro quarto, nella sezione dedicata ai singoli contratti, è che è anche un'ipotesi di modificazione dell'obbligazione dal lato attivo. È un negozio giuridico consensuale, certo non si può consegnare, non si può concludere con la tradizio del bene, no? Come ti faccio a consegnare un credito? Non è neanche detto che il credito sia sempre incorporato in un documento. E ad effetto reale, perché? Perché così come la vendita di questo poggiacellulare trasferisce da me venditore a me riacquirente la proprietà di questo cellulare, la vendita di un credito che ho verso Michele a Mary trasferisce la proprietà del credito che io ho verso Michele a Mary. Quindi è un contratto consensuale ad effetti reali. E cosa dice il legislatore al primo comma? Il creditore può trasferire a titolo oneroso o titolo gratuito. Che vuol dire? Vuol dire che il legislatore ammette che la cessione del credito possa verificarsi per delle cause diverse. Vuol dire che siamo dinanzi ad uno di quei cosiddetti negozi a causa variabile. C'è un negozio che in concreto può essere concluso per realizzare finalità diverse. Che vuol dire negozio a causa variabile? Vuol dire che può avere causa onerosa, vuol dire che può avere causa di adempimento,
Vuol dire che può avere causa gratuita. Vuol dire che può avere causa liberale. Ovviamente facciamo degli esempi. La cessione del credito può avere causa onerosa. Pensate a quando le banche cedono i crediti alle società che si occupano di recupero crediti, appunto quelle che si occupano di factoring. La banca dice: io ho un credito, anzi ho una serie di crediti difficili da recuperare, perché magari li ho ceduti a soggetti che non sono particolarmente solidi da un punto di vista finanziario. Allora faccio un gruppo di crediti, 1000 crediti, e li vendo tutti insieme ad una società finanziaria, è una società di factoring. Questa società mi paga il 30% del controvalore dei crediti, però si occupa lei di andare a riscuotere quei crediti. Questa è una cessione a titolo oneroso. Ho ceduto i crediti, ma li ho ceduti per realizzare un guadagno. Allo stesso modo la società di factoring li ha comprati per realizzare un guadagno. Ancora, possono essere ceduti i crediti per assolvere ad un debito preesistente. Niente di più facile. Devo 3.000 euro ad Aurelia, anziché pagarle 3.000 euro cash che magari non ce li ho, vendo ad Aurelia il credito di 3.000 euro che ho verso Anna. Quindi Anna mi deve 3.000 euro, io anziché andare da Anna, prendermi 3.000 euro e pagare Aurelia, evitando una triangolazione inutile, cedo direttamente ad Aurelia il credito di 3.000 che ho vanto con Anna. La cessione del credito ovviamente può avere causa liberale, e in questi casi più che di cessione del credito bisognerebbe parlare di donazione del credito. Il padre vanta un credito di 20.000 euro nei confronti di un debitore, dice: questo è un regalo per te, li voglio donare a te, a mio figlio. Quella non è una cessione del credito, lo è, però in realtà è una donazione, perché la causa è liberale. Come sempre vi ricordo la differenza tra causa liberale e causa gratuita, che spesso e volentieri non viene menzionata. La differenza qual è? Che se il negozio a causa liberale è un negozio che ho fatto al solo scopo di arricchire un altro soggetto. Il negozio a causa gratuita invece è un negozio in cui io che mi sto spogliando di un bene non sto guadagnando una lira, ma non lo sto facendo per farti un regalo. Lo sto facendo per perseguire un interesse diretto. Esempio, immaginate che io sono socio di una società. La mia società è in difficoltà economica, io le cedo a titolo gratuito un credito che vanto verso Annalisa. La società ha bisogno di 10.000 euro, altrimenti rischia il fallimento. Io cedo alla società a titolo gratuito un credito che vanto verso Annalisa. Ovviamente non l'ho fatto per arricchire la società, non volevo regalare qualcosa alla società. L'ho fatto perché io sono socio della società, quindi ho un interesse. Oggettivamente la cessione è a titolo gratuito, perché io regalo un credito di 10.000 alla società in cambio di nulla, ma la finalità, lo scopo che mi anima, non è scopo di arricchire la società, fare una donazione, ma è quello di tutelare la mia posizione di socio in quella società.